cosa volete che io faccia per voi? La domanda che Gesù rivolge ai suoi, agli apostoli, nel Vangelo di questa domenica. Siamo ormai nelle ultime domeniche del tempo ordinario, siamo vicini all'ingresso nel Vangelo di Marco di Gesù a Gerusalemme e quindi alla sua Pasqua. Cosa volete che io faccia per voi? Questa domanda possiamo sentirla rivolta anche a noi stessi. Magari non avremmo neanche mai immaginato che il Signore potesse rivolgersi proprio a me con questa domanda. Cosa vuoi che io faccia per te? Potremmo anche non avere il coraggio di dare delle risposte, ma penso che il Vangelo di questa domenica ci provochi nel cercare una risposta a questa domanda per il Signore. O forse altre volte, cosa vuoi che io faccia per te? Anche noi, un po' come gli apostoli, abbiamo risposto chiedendo ciò che non ci faceva bene, ciò che alla fine riempiva la nostra vita di noi stessi e non del Signore, del nostro egoismo, della nostra volontà e non quella del Signore. Ma è bello pensare che il Vangelo, e lo fa molto bene Marco, non nasconda neanche questi aspetti più imbarazzanti anche della fede degli apostoli stessi. E allora non ci scandalizziamo se anche le nostre risposte a volte possono essere un po' contrarie al Vangelo di Gesù. Cosa vuoi che io faccia per te? Vogliamo con molta semplicità, con molta umiltà, metterci davanti al Signore e rispondere noi e non altri, trovare le nostre parole per rispondere a questa domanda. Ancora in questi mesi, anzi in questi anni, abbiamo imparato a difenderci da un virus che sta all'esterno, dal cui dobbiamo difenderci con la pulizia, con l'igiene, con le mascherine. Ecco, forse il Vangelo di questa domenica ci ricorda che a volte il male, ciò che è contrario al Signore, non è come un virus che sta al di fuori di noi, ma come per gli apostoli sta dentro di noi. E allora siamo chiamati non tanto a difenderci con le mascherine, col distanziamento da un virus che sta fuori, ma noi per primi a guardare dentro di noi ciò che è contrario alla logica del Vangelo, alla logica dell'amore, alla logica della piccolezza, del servizio, che è lo stile di Gesù, è lo stile del Vangelo e vuole essere anche il nostro stile di cristiani. Cosa volete che io faccia per voi?